Buongiorno a tutti dagli U65. Oggi è un giorno triste. Sapevo che sarebbe arrivato perché era inevitabile. Ho perso negli anni, da quando sono ragazzo, tantissimi animali, cani, gatti, ho avuto anche lutti di ben altro tipo. E quindi diciamo che si pensa sempre di essere corazzati, di essere più forti, più cinici. Come dicevo, ho avuto tanti animali, tanti nomi: Logan, Luke, Dreamer, Anacleto, Luna, Ryan e tanti altri ne ho ancora, sia gatto che cani. Ho avuto anche cani e gatti in passato, ma diciamo che Triskel era qualcosa di più di tutti gli altri. Mi perdoneranno quelli che sono scomparsi o quelli che ci sono adesso, perché è stato amore a prima vista e perché era un personaggio e perché era sempre appiccicato e perché era sempre invadente e perché c'era sempre e perché c'è stato sempre in 17 anni della mia vita. E dire che è stata posta fine alla sua sofferenza, anche se di sofferenza non si trattava, perché non stava soffrendo, ma ormai non reagiva più, non mangiava più, non si muoveva più, a fatica. Non sembrava nemmeno più capisse, era come intontito, malato di reni ormai da 17 anni di età. Sempre una scheggia, sempre vivace, era malato già da 2 anni e mezzo a livello di reni. Alla mattina la routine quotidiana mia era la flebo, stargli dietro, dargli integratori, qualsiasi cosa potesse permettergli di continuare a condurre la vita che ha condotto infatti per 2 anni e mezzo di cure. E per me, che sono ho la fobia degli aghi, dover fare la migliaia di flebo in questi 2 anni e mezzo è stato veramente difficile, faticoso, una violenza che però ho fatto col cuore per lui. Improvvisamente in quest'ultimo mese, tra la seconda metà di agosto e settembre, le condizioni si sono alterate, non riusciva più a mangiare le crocchette, abbiamo cambiato la dieta, gli è stato dato il morbido sempre di natura renale, prodotti che costano molto, che devi andare a cercare, è andato avanti ancora bene, poi ha iniziato a non mangiare più, a far fatica a mangiare anche quello, siamo andati avanti a dargli degli omogenizzati, ma gli omogenizzati ovviamente non hanno tutte le cose che servono a un gatto con problemi renali. Ha mangiato ancora per qualche giorno gli omogenizzati, ha sempre fatto regolarmente le sue flebo, preso i suoi integratori, si è spento un interruttore piano piano e ha cominciato a non fare più tutto quello che faceva abitualmente. Quindi non era sempre più fermo, era sempre più assente, sempre meno deambulante, finché ha cominciato a non mangiare più del tutto e ho dovuto imboccarlo con la siringa, ma è una cosa poco dignitosa per un gatto che ha sempre vissuto con dignità, e non mi sentivo di trattenerlo con forza quando lui, da indiano stoico, aveva deciso che si sarebbe fatto morire. Magari sul mio letto. E sul mio letto era ancora oggi.
su una felpa mia o su una felpa di altri, di famiglia, a sentire gli odori di casa. È stato bravo, non ha fatto niente di particolare sul letto, poteva lasciarsi andare. E invece è stato bravissimo come sempre. E oggi, dopo averlo portato ieri al veterinario, il consiglio era provate a fare questo, questo e questo e vedere se entro serata mangia, vuol dire che si può riprendere, se non lo fa non si può riprendere più. Ci abbiamo provato, anche ieri a mezzanotte eravamo lì con cibo appena assaggiato. E basta, cioè. E ritornava di nuovo. Così a fissare un pochettino. Ad aspettare sostanzialmente di spostarsi in un altro luogo dove spero io un giorno di poterlo ritrovare. Ciao, Trischen. Io il gatto Trischel? Il gatto Trischel. Fai ciao con la manina? Non fai ciao con la manina? Non fai ciao con la manina? Non fai ciao con la manina? No, io non voglio stare qua. Non voglio stare qua con papà. Fai ciao con la manina. Sì, guarda in alto, guarda in alto. Guarda in alto. C'è la zampina qua. Ciao. Ciao. Fa ciao il gatto Trischel. Fa ciao il gatto Trischel alla telecamera. Sì. Io tifo per la Juve. Ciao. Ciao a tutti. Io tifo per la Juve. Un saluto da Yuk65 e da il gatto Triskel. Il gatto Triskel.